Mi trovo qui oggi per fare quattro chiacchiere con voi su un argomento. Allora, girando un po' YouTube mi sono accorto che ci sono dei pareri contrastanti su un gioco che nel corso di questo 2015 ha suscitato molte perplessità. Questo gioco ha il nome di Dark Souls 2. Dico che ci sono dei pareri contrastanti su questo gioco per questi motivi. Ci sta una nutrita fascia di giocatori che ha totalmente idolatrato questo titolo, dicendo che è un'innovazione, che è la più grande rivoluzione videoludica di questo decennio. Altre persone invece si sono lamentate che questo gioco ha, primo, una difficoltà variabile, e questa dovrebbe essere una cosa positiva. Due, molti difetti, molti bug che potrebbero essere corretti. Il problema è che agli sviluppatori non gliene frega un cazzo di correggerli. Sì, ma mi chiedo una cosa, quanto può essere bravo un giocatore a evitare un attacco che arriva dall'interno di una parete? Nel senso, nella vita reale, se uno si mette dietro un muro, dovrebbe essere al sicuro da colpi di spada, mentre invece se uno si mette dietro un muro, riceve la spada nel culo. E non credo che sia molto leale da parte degli NPC del gioco. Comunque, a parte queste divagazioni, io stavo pensando, io per il momento non posso essere a favore o a sfavore di questo gioco perché non l'ho mai giocato. Però mi sto, diciamo, adoperando per poterlo reperire. Sia chiaro, non intendo comprare un gioco che a detta di tutti è una cagata di dinosauro fumante. Nessun deficiente a questo mondo comprerebbe qualcosa di cui si parla tanto male. Per cui ci sta un paio d'amici che ho sempre reputato molto intelligenti, ma che alla fine, comprando questo gioco, giocandolo e tirando giù santi e diavoli, non l'hanno mai completato. Perché? Perché si sono rotti i coglioni. Uno di questi amici se ne vuole liberare a tutti i costi. Per cui, che ha deciso? Me lo vuole vendere per 1 euro. E diciamo che 1 euro è una somma accettabile per questo gioco. E quindi sto mettendo d'accordo per dargli quest'euro e dargli il gioco. Così gli potrò giocarlo. Naturalmente ho intenzione di giocarlo offline. Manco per il cazzo voglio in qualche modo che i risultati del gioco vengano inseriti nel mio account Steam. Perché in qualche modo si può capire chi sono. Io tengo la mia privacy. E per fortuna questo gioco si può giocare offline, anche se da quello che so bisogna confermarlo ogni volta che si apre il gioco, perché cerca sempre di collegarsi a internet per poter fare aggiornamenti vari del cazzo, e non mi interessa. Infatti ho già impostato alcune cose per poterlo bloccare una volta che l'avrò installato. Il mio amico me lo darà in questi giorni. Comunque, a detta di molti, questo Dark Souls è un gioco che ti immerge in un'atmosfera cupa, che ti permette di visitare luoghi spettrali, che dovrebbe farti cagare addosso perché all'improvviso alle spalle ti arrivano 50.000 personaggi pronti a incularti. E la cosa, da un certo punto di vista, può anche essere interessante. Però, purtroppo, questo gioco, visto che è uscito già da un po',
a un rivale. Già ci sono delle persone che paragonano e che stanno paragonando Dark Souls 2 a Bloodstone e dicono che Bloodstone ha più o meno le stesse meccaniche, però a differenza di Dark Souls ha meno problemi. Però, cercando in rete, mi sono reso conto che per alcune persone questo gioco può essere paragonabile a... Come posso farvelo capire? Dicono che un'immagine vale mille parole, per cui penso che metterò questa immagine per farmi capire esattamente cosa voglio dire. Il messaggio è chiaro, non c'è bisogno di spiegare altro. Un'altra cosa importante è che tra poco potrebbero creare una nuova versione e quindi voglio esporvi il mio pensiero più crudo e diretto possibile. Questa è la raffigurazione di Dark Souls 2 per me. È abbastanza esplicita come visione del gioco. Ma questa visione del gioco verrà ampliata, perché, dato che fra poco esce Dark Souls 3, probabilmente i presupposti saranno questi. Rifletteteci quando dovrete comprare Dark Souls 3, perché se tanto mi dà tanto, quello che andrà a finire è esattamente questo, che ve lo metteranno nel culo. Ciao. E spero che vi sia piaciuta questa mia idea di Dark Souls 2. Buonasera e mi raccomando, riflettete su questa immagine prima di scegliere giochi che hanno brutti precedenti. Ciao ciao, vi saluta il bastardo.